Salve, sono Roberto Giacobbo e recentemente ho scritto un libro che si intitola 2012, la fine del mondo, punto interrogativo. Bisogna aver paura? Io penso di no e lo dico proprio perché ho tanto studiato prima di scrivere questo libro. Pensate che le fonti bibliografiche di questo volume sono 59. Praticamente questo libro è un riassunto di tutto quanto scritto dall'antichità ad oggi intorno a questa incredibile leggenda del 2012. Cosa dovrebbe succedere il 21 dicembre del 2012? Secondo il calendario Maya, che è un calendario diverso dal nostro, è un calendario lineare, cioè gli anni vanno verso l'infinito. Il calendario Maya è un calendario circolare, ha un inizio e una fine. Il calendario Maya comincia il 13 agosto del 3113 e finisce il 21 dicembre del 2012. Dato che all'inizio non c'eravamo per evidenti motivi, è molto probabile che possiamo esserci invece alla fine. Allora molti hanno cominciato a scrivere e a capire come mai i Maya, che conoscevano benissimo le stelle, hanno messo una data di fine. Bene, ci sono catastrofisti e ottimisti, ci sono scienziati e invece solamente degli appassionati, insomma è tutto raccolto in queste pagine che hanno però una conclusione particolare. Infatti ho voluto mettere un epilogo cercando di fare la somma, tirare una linea di tutto quello che può succedere e mi sono accorto che il mio ottimismo poteva fondarsi su una profezia che parla di una grande rivelazione, che non vi dico se no poi non leggete più il libro, ma alla quale seguiranno, pensate, 400 anni di pace. Se questa fosse la profezia, se questa fosse la fine di quest'era e l'inizio di un'altra, bene, io vorrei che questa profezia si realizzasse adesso. È arrivato alla quinta ristampa in 30 giorni, è al vertice delle classifiche, mai mi sarei aspettato tutto questo. È anche vero che è arrivato forse al momento giusto. Pensate, quando ho cominciato a scrivere questo libro, mettendo la parola anno 2012 in inglese su internet, c'erano 50.000 siti che ne parlavano, quindi siti vuol dire siti anche di giornali con articoli, non siti dedicati solo al 2012. Se voi oggi mettete la stessa parola su un motore di ricerca, vengono fuori 25 milioni di siti. In 9 mesi, da 50.000 siti a 25 milioni di siti. È anche vero che un libro va scritto in maniera facile, diretta, e in questo libro io ho voluto riproporre esattamente il linguaggio che state sentendo adesso, quello semplice e diretto della televisione, quel linguaggio che è mio perché io ho sempre voluto, anche quando ero ragazzo, che le cose mi fossero spiegate in maniera facile. Io amavo le materie che mi venivano raccontate dai professori che le spiegavano bene, facilmente, e odiavo quelle di professori che invece si mettevano sulla cattedra e non mi facevano capire niente. Ieri mi è arrivata una mail in redazione che volevo trasferirvi proprio per la soddisfazione, era di una mamma ed è rarissimo che ci scrivano mail di questo tipo, e diceva: mio figlio ha 20 anni, grazie a voi, ha letto il suo primo libro, grazie a voi.